cosa dei cactus che abbiamo conosciuto in questi mesi. C'è sicuramente qualcosa dei cactus che non sappiamo. Diciamo che passiamo un sacco di tempo, esatto, insieme, ogni sera, giorno. Ogni giorno, sì, ci troviamo a, a produrre, a, no, anche a, fare a suonare, altro, a fare altro, sì, sì. E dopo una certa ora usciamo, andiamo a bere tutti insieme e sparare altre cazzate, così, e viviamo di questo, sì, praticamente. Sì, sì. Perché sennò, sì, c'è molto legame. Sì, 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 sì. Ma è un legame che è nato dalla musica o è nato anche da altri cazzeggi della vostra vita? Beh, secondo me ha molto... Molto unito, unito, ovviamente, sì, 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 cioè, ovviamente. Prima ci conoscevamo, sì, un po' così. Cioè, forse io e lui andavamo più lì insieme. Però suonavamo un po' in... Quando passi, sì, giornate insieme, sì, 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 dalle, sì, 6-7 di mattina, le 3 del giorno dopo per andare in festival o qualcosa così, cioè, o ti trovi o, esatto, o ti accoltelli. Piace studiare i suoni. Andiamo su quello proprio. Siamo forse più... sulla produzione più che, cioè, le canzoni non nascono in sala prove a suonare insieme, esatto, sono più lavorare su bozze in studio costantemente, aggiustare, cambiare suoni, sì, lavorare su quello. Dove vengono principalmente, allora, i vostri sample? Beh, principalmente da sintetizzatori anni 80, ne prendiamo tanti, ne vendiamo tanti. E ad esempio la prima canzone che abbiamo fatto stasera in realtà sembrano dei synth bassi, ma in realtà sono delle voci campionate che abbiamo, diciamo, picciato giù di 8 ottave e è venuto fuori quel disastro e ci piaceva. Un po' distorto. E così facciamo con quel che capita. E l'abbiamo, sì, fatto in macchina quella, certo, tornando da Milano. Sì, abbiamo fatto, sì, quei, sì, campioni, sì, in macchina, sì, col computer con portatile, guidando, tipo, fatto due urli, due cori, sì, e è venuto fuori quella cosa là. Sì, molto... Possiamo pubblicarla. Sì. Un giorno la pubblicheremo. Sì, sì. Facciamo sempre prima la canzone, tutta la musica. E poi ci troviamo là a buttare giù dei testi. E comunque, boh, li facciamo tutti e tre, sì, molto... Sì, molto random, sì, sì, sì. Cioè, a uno viene un'ispirazione, lo butta giù, un po' abbozzato, poi insieme lo gli altri ci mettono mano, aggiungono frasi, perché magari tipo, dice qualcosa in più. Per community, non vedi niente del pubblico, esatto, ci guardiamo noi, abbiamo suonato, abbiamo fatto bene, è andato bene, sì, 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 soddisfatti, sì, sì, sotto, sì, era una figata, allora perfetto, se lo dici te tu lo puoi dire meglio, sì, di noi, sì. Non è la prima volta che suonate all'Open, no, però è stato il concerto migliore, questo è stato il concerto migliore che abbiamo fatto, sì, sì, sì. Era bello, era pieno di gente, per cui meglio di così non poteva proprio andare. Migliore dopo. Thank you.